che sia per fermare un delinquente in fuga o per impedire l'accesso ad un'area protetta, ci può essere l'esigenza di fermare un'auto o un mezzo pesante in corsa. Come fare in questi casi? Beh, le soluzioni non mancano. Vediamole assieme. Diciamo che vuoi temporaneamente bloccare l'accesso ad una zona pedonale. Ecco la soluzione per te. Si chiama MBV o barriera per veicoli modulare ed è prodotta da un'azienda israeliana proprio per arrestare i veicoli in corsa anche di grandi dimensioni. Questa barriera va semplicemente poggiata al suolo ed è abbastanza leggera da poter essere spostata da una sola persona, cosa impossibile per blocchi di cemento o barriere pesanti. Ma se il prossimo ad arrivare non è sulla lista degli invitati, troverà una spiacevole sorpresa. Sì, perché queste barriere sono progettate in maniera tale che l'energia del veicolo viene utilizzata per catapultarlo verso l'alto e danneggiarlo in maniera tale da arrestare la sua corsa in pochi metri. Può essere utilizzato su superfici asfaltate o sterrate e non necessita di alcuna preparazione del sito. Pur essendo leggero, è capace di arrestare anche veicoli pesanti, come questo camion da 7,5 tonnellate. Niente male. Ma se vuoi qualcosa di ancora più robusto, ecco la prossima soluzione dell'azienda svedese Ganibo. Si chiama K12 e garantisce l'arresto di mezzi pesanti anche ad alta velocità. In questo caso il dispositivo deve essere annegato nel cemento sotto il livello stradale, in modo che il traffico possa circolare liberamente. Ma quando necessario, la barriera si alza e diventa davvero impenetrabile, risultando in una brutta giornata per l'ospite indesiderato. Se invece si tratta di fermare l'auto di un fuggitivo, esistono altre tecniche. Avrai senz'altro visto qualche poliziotto americano lanciare le bande chiodate per fermare un'auto in fuga, ma oggi ne esiste una versione automatica molto più efficiente. È prodotta dalla Pacific Scientific in Arizona ed è racchiusa in una valigetta che viene posizionata al lato della strada dove sta per passare il fuggitivo. Il poliziotto quindi si allontana in un posto sicuro e può azionare il dispositivo attraverso un telecomando. Non appena il bersaglio viene colpito, la banda chiodata si ritrae automaticamente per lasciar passare indenni le volanti all'inseguimento. Con le gomme forate, l'auto in fuga non potrà andare molto lontano. Ma se il delinquente è davvero determinato, potrebbe tentare di proseguire la fuga anche con le ruote a terra. Nessun problema, perché in questo caso la stessa azienda dell'Arizona ha sviluppato un altro dispositivo capace di immobilizzare l'auto pirata, o addirittura il camion pirata, come in questo caso. Si tratta di una rete chiodata che, oltre a perforare i pneumatici, si aggroviglia alle ruote anteriori ed impedisce al mezzo di proseguire anche se il guidatore non ha nessuna intenzione di arrendersi. Scacco matto. Ma che fare se la volante è all'inseguimento da sola e senza il supporto di altri agenti? Ci ha pensato Leonard Stock, che dopo aver visto in TV un inseguimento finito in tragedia, si mise al lavoro per realizzare un dispositivo capace di arrestare un'auto in fuga nella massima sicurezza. Ed è così che il buon Leonard ha inventato il Grappler, un dispositivo che si installa nella parte anteriore di un mezzo della polizia, come un paraurti addizionale, che al bisogno si apre in avanti per dispiegare una robusta cinghia capace di avvinghiarsi ad una ruota posteriore dell'auto del fuggitivo. Così facendo la ruota si blocca, mentre il malvivente viene preso al guinzaglio ed arrestato in pochi metri, senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada. Un'invenzione davvero geniale, Leonard. Ma se anche il Grappler non ti soddisfa, allora apprezzerai questo altro metodo davvero innovativo per fermare un qualunque veicolo, che si tratti di un'auto, di una moto o anche di un'imbarcazione. Si chiama RF Safe Stop ed è prodotto dall'azienda inglese Teledyne. Questo dispositivo è in grado di arrestare il motore di un veicolo in fuga agendo da remoto sulla centralina elettronica del motore. In pratica, un forte segnale di radiofrequenza o di microonde viene indirizzato verso il veicolo in fuga, con l'effetto di interferire con l'elettronica del motore al punto di causare un'avaria temporanea ed il conseguente spegnimento del motore. Questo futuristico dispositivo può agire fino a 400 metri di distanza,
e può essere utilizzato sia per porre termine ad un inseguimento che per fermare un mezzo ad un posto di blocco. E tutto semplicemente spingendo un bottone. Insomma, un lavoro pulito pulito. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.